de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi. Siamo di fronte al cinema Adriano e dobbiamo fare un blitz alla conferenza stampa di Boris. Sta cazzate, perché se poi non sai come pagarle. Stiamo facendo le scale mobili. Dobbiamo entrare sparpagliati, pochi per volta. L'ufficio stampa ci aspetta. Userò gli occhi del cuore per capire i tuoi segreti, per capire cosa pensi nei tuoi primi piani intensi, nei tuoi piani americani, così intensi e così italiani. Fatti un po' a cazzo di cane. Sorpresa che volevo fare, vogliamo fare a tutti voi. Questi cartelli che vedete sono il nostro modo di, per parlarvi, per raccontarvi di una manifestazione, di una mobilitazione nazionale di giovani e precari che si terrà il 9 di aprile a Roma e in molte città italiane, il cui titolo è "Il nostro tempo è adesso, la vita non aspetta". Siamo venuti a parlarne qui con voi, vogliamo parlare da voi perché pensiamo che Boris, come pochi, abbia saputo interpretare la precarietà così come noi ce la sentiamo addosso e abbia saputo parlare dei vizi di questo paese. Ecco, noi scendiamo in piazza con lo spirito che avete provato a proporre voi, quello graffiante e ironico, per dire il 9 aprile a Roma e in tante città italiane, per dire che la precarietà del lavoro e di vita che noi viviamo è assolutamente insostenibile, che questo paese non ci somiglia, ma non abbiamo alcuna intenzione di abbandonarlo, e che la figura dello stagista schiavo non la vogliamo interpretare a lungo. Quindi chi si è divertito, chi ha fatto questo film, chi ha fatto la serie, chi l'ha interpretata, chi l'ha girata, tutti quelli che si sono divertiti in questa sala a vedere la proiezione del film, non possono assolutamente mancare alla manifestazione del 9 di aprile a Roma e in tante città italiane, per dire appunto che la precarietà è insostenibile. E poi dai 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 che il 9 aprile la rigiriamo l'Italia. Grazie. È un grande piacere aderire a questa iniziativa che ci ha sorpresi tutti nella conferenza stampa del film di Boris. Questa è l'unica intervista che io faccio con il cappelletto di Biasci. Dunque sono molto contento di poter essere testimone di questa manifestazione del 9 aprile, tutti in piazza contro il precariato. Perché voi meritate più degli altri, e è importante che il 9 di aprile tutti i precari e sottanti del suo paese, stavo per dire del suo paese, insomma, si presentano tutti insieme e protestano perché in qualche modo cambi la situazione. Una cosa sola, ho una riserva sullo schiavo, cioè voi pensate che essere lo schiavo è una cosa brutta, in realtà lo schiavo è importante perché per esempio io, come Augusto Biascica, verso lo schiavo riverso tutto il mio affetto, il mio sentimento, puramente lo dico con tutti i sentimenti, senza lo schiavo la vita è più brutta, quindi voi schiavi di tutto il mondo, unitevi.